Allora, Giulia Fresca, assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Cosenza. La mobilità sostenibile oggi significa creare e investire insomma su una nuova cultura dell'utenza media, del cittadino, che deve cominciare a comprendere che spostarsi in una città non è soltanto spostarsi con l'auto propria o spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico, ma andare alla ricerca anche di soluzioni alternative, quali possono essere per esempio le biciclette in car sharing, il bike sharing o l'auto in car sharing, quindi mettere lasciare a casa quello che è un'idea di proprietà privata, se vogliamo. Però tutto questo deve essere veramente un processo culturale che bisogna avviare con in qualche modo anche delle azioni di coraggio, perché in qualche modo bisogna incentivare, creare le condizioni perché le persone si trovino in qualche modo costrette ad assumere determinate scelte. E una città come Cosenza, una città del sud, di media grandezza, con tante criticità, ci sta provando, speriamo di riuscirci. E non è semplice, però si vanno a scardinare tanti sistemi che sono ormai incrostati. La gente vuole farlo. Cosenza sta lavorando sulla redazione del piano urbano della mobilità sostenibile, stiamo razionalizzando i tempi di percorrenza all'interno della città, finalmente unendo i tre comuni che in qualche modo si collegano fisicamente come area urbana, anche se sono tre municipalità diverse, che sono Cosenza, Rende e Castrolibero, e con una presenza che è anche molto forte dell'Università della Calabria. Attraverso un trasporto pubblico locale che ragioni in termini di hub, quindi che blocchi in qualche modo l'accesso a oltre 900 pullman extraurbani che entrano in città, e agevolando quindi il trasporto pubblico locale e poi operando attraverso le corsie preferenziali, quindi con dei tempi di percorrenza che sono intorno ai 7-8 minuti. Questo significa sicuramente creare una piccola rivoluzione culturale. Stiamo facendo anche di più, stiamo eliminando molti parcheggi, molte aree di parcheggio all'interno della città per incentivare o quantomeno disincentivare l'uso dell'auto proprio o incentivare i grandi parcheggi a pagamento che abbiamo con delle parking card per i residenti o per chi comunque ne fa richiesta. E vogliamo una città più libera, vogliamo una città più aperta, abbiamo un'isola pedonale che è un museo all'aperto e dove ci sono delle opere, dove ci sono delle situazioni di bellezze culturali che dobbiamo in qualche modo valorizzare. Ingolfarla di auto intorno non è sicuramente la scelta migliore. E poi abbiamo tutta una proposta che stiamo portando avanti, ormai a livello anche internazionale se ne parla, cioè noi in Cosenza è nota anche per la sepoltura di Alarico e si sta riavviando una ricerca proprio di quello che è il tesoro di Alarico che nasce dalla sepoltura. Questo vuol dire richiamare persone dall'estero, richiamare turisti ancora in maniera ancora più forte, quindi dobbiamo trovarci pronti di fronte a queste persone che verranno nel far vedere una città vivibile, realmente sostenibile.